Ce l'abbiamo fatta. Sono corsi di tirata su per le colline. E cosa più importante, siamo tutti sani e salvi. Abbiamo vinto davvero? Riesco a stento a crederci. Ora secondo me ritornano, tipo. Era solo una battaglia, maestà. Abbiamo ancora la guerra ad attenderci. Il fatto che la nostra imboscata abbia a malapena scalfito le truppe del generale Goldwyn è demoralizzante. Quell'uomo è davvero il colosso militare che dicono. Sì, ho sentito parlare di lui. Perciò suppongo che oggi non sia stato altro che un mero antipasto. Non minimizziamo l'importanza di essere riusciti a farli ritirare durante la nostra prima battaglia. Ho già dato disposizioni perché gli altri membri della Rega vengano informati e credetemi, dopo queste notizie saranno sicuramente soddisfatti. Posso chiedere chi fossero i rinforzi e perché non siano stati menzionati in precedenza? Immagino che intenda me. Eccolo, Barnard. Guarda che figo, tipo tutto mezzo arabo. Ecco, lui è figo. Permetta che le presenti il capitano Barnard Savad, dalla compagnia dei mercenari delle Sabbie Bianche. L'ho contattato un po' di tempo fa per richiedere i suoi servigi. Oh, se la preoccupa la questione mercenari, le posso assicurare che un Sawad non infrange mai un contratto. Hai assoldato tu quei mercenari, Merridge? Sono riuscito a destinare loro un po' di fondi, sì. Un po' dalla tesoreria reale e una quantità maggiore da quelli riservati a studium e archivi. Ho immaginato che l'immediata espropriazione della proprietà di Harlan avrebbe arricchito di nuovo a sufficienza le nostre finanze. Beh, è vero che ti ho conferito l'autorità reale, ma non mi aspettavo che la padroneggiassi con tanta saggezza. Ricorda solo di mantenere in regola il libro mastro, ok? Non si preoccupi, maestà. Sono piuttosto sicuro di riuscire a gestirlo senza problemi. Ma sentilo come è sicuro di sé. Poi col gesto anche che si solleva gli occhiali, tipo super figo. Qualcosa non va, Sain? Ti stai domandando cosa succederebbe se Euchiris dovesse cadere, vero? La sua caduta sembra inevitabile, data la mancanza di unità della Lega. Proprio come desidera il Duca Aldric, scommetto. Ci stai ancora pensando? In parte. Ma più che altro, mi domando cosa ci faccio qui. Volevo migliorare la mia reputazione e quella di casa Kaesling, agendo come ufficiale imperiale. Pensavo fosse la cosa giusta da fare. Pensavo che fosse quello che avrebbe fatto lui. Tuo fratello. Sì, ma adesso non sono più sicura di nulla. Cosa dovrei fare? E tra l'altro chi è suo fratello? Ora sono curioso di vedere il fratello. Mi dispiace interrompere la vostra chiacchierata, ragazzi. Mi sono perso qualche racconto piccante? Ascolta, tutti ne abbiamo. Di legami, intendo. Di obblighi, e io so tutto sui tuoi, Sain. Pian piano ti soffocano, finché un giorno ti svegli e ti rendi conto di avere un cappio al collo. Fa tutto parte della crescita, suppongo. Eh già. Ma, detto tra noi, a volte il nostro cuore sa cosa dovrebbe fare, ma fa comunque ciò che vuole, a prescindere da quanto gli costerà. Ed è così che saprai che la persona per cui stai facendo quella cosa è un tuo amico. Sei giovane, ci saranno occasioni in cui vorrai abbandonare ogni cautela e fare la cosa sbagliata per il motivo giusto. Beh, fallo. Cioè, praticamente gli sta dicendo abbandona l'impero e joina l'alleanza. E sarebbe fighissima sta cosa. Il discorso si sta facendo un po' troppo poetico e complicato per me, ma penso di concordare. Paul, Valentine, grazie. Hildy? Tenente, un messaggero è appena arrivato dalla madrepatria con notizie urgenti. I suoi timori erano fondati. Oh oh. Come può essere successo? Sto ancora verificando la veracità dell'informazione. Potrebbe trattarsi di una semplice diceria. Questo non è un semplice pettegolezzo. Mi sta dicendo che l'imperatore è stato assassinato.
Ah, ecco. Ok, e questa è praticamente la stessa cosa che è successo con Luca Blight, con Agares, suo padre, no? Che l'ha fatto uccidere per poter prendere il potere. Sì, è ciò che ho sentito. Motivo in più per completare una rapida occupazione di Ishan mentre aspettiamo ulteriori notizie. Il decreto dell'imperatore resta comunque valido e sua grazia il duca non ha ancora impartito nuovi ordini. Il duca non ha detto nulla. No, non per il momento. Riprenderemo i nostri sforzi bellici in mattinata. Ecco, vedi, già sospetta sta cosa. Quindi vedi, Sain aveva previsto che avrebbero ucciso l'imperatore, a quanto pare. È ora di svegliarsi, Noah. Un nuovo giorno è giunto e tutti si sono radunati a palazzo. Proprio lì è praticamente la manifestazione di Nanami, praticamente. Allora, salviamo. Però salviamo in un altro slot, perché credo che io non possa lasciare la città, o forse sì. In realtà penso di poterla lasciare la città. Anche perché nel frattempo, io un attimo, vorrei andare a riprendere l'altro legno antico, che si mistico. Perché c'è un farming costante di soldi, perché col fatto che loro praticamente, cioè che io abbia praticamente le autoproduzioni, è come se avessi tipo un auto farming in gioco. Eccolo qua. Ah, ma tu sei addirittura un personaggio. Terrance, sei tu lo chef che sta curiosando sul vicepresidente Trey? Puoi scommetterci. E tu sei un altro assassino culinario del sindacato? Non uno qualsiasi. Stai guardando Terrance, il gastronomo della terra. I miei poteri mi permettono di parlare con la terra. So dove vengono coltivati i migliori ortaggi. Vuoi solo patate, ma io le patate. Sembra piuttosto duro. Sicuro di farcela, Kurtz? Ehi, abbi un po' di fiducia. Non riuscirò mai a rintracciare Trey se non riuscirò a battere gente come i gastronomici 4. Quindi avevi sentito parlare di noi? Ah, sono 4 addirittura loro. Sento odore di battaglia. L'unica cosa che conta è che Battet mi porterà un passo più vicino a Trey. Ah, io e le mie verdure ti faremo mangiare la polvere. Con le capacità culinarie di Kurtz non ne sarei così sicuro. Ho un tubero o tre che non sono d'accordo, ma basta parlare. La sfida comincia, Kurtz, e non sei in grado di gestire il giardino del dolore che ti sta per colpire. Questo lo dici tu. Preparati a gustarti una cucina da leccarsi i baffi. Ci sta. La battuta sul leccarsi i baffi ci sta. Signori e signore, l'attesa è terminata. È arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi. Permettetevi di presentarvi la giuria di oggi. Elfa Vivace, vivacissima, è qui per la fonduta di formaggio. Ma io la fonduta non ce l'ho come ricetta. Ecco, dovrei cercare le ricette in realtà. Un po' in giro dovrei cercare le ricette. Niente prepara le papille gustative come il duro lavoro. Ho sentito che questo giudice è goloso di dolci. Il nostro affascinante taglialegna Kerrin. Ok, quindi a lei piacciono i dolci. Abbiamo un personaggio inaspettato come giudice. Non guardarci male, ok? Ecco Zabi il monaco. Lui non sappiamo qual è il suo cibo. Ecco il difensore del fronte del castello, il custode del magazzino. Vuole un piatto pieno di verdure. Porco Giuda. E Kane. E se quello cucina con le verdure, sono fottuto. E adesso conosciamo lo chef del giorno. Il primo chef di oggi, la trottinella di terra. Ecco Terrance. Ah, quindi loro sono giustamente 4 come gli elementi. Quindi terra, fuoco, vento. Eccolo. Il nostro grande chef. Un applauso per Kurtz. Questa è una sfida a 3 portate, chef. Prendete posizione e preparatevi a cucinare. Allora, io direi di andare innanzitutto con omelette, che è il piatto che mi ha fatto fare un sacco di punteggi. Poi abbiamo una a cui piacciono i dolci e una a cui piacciono le verdure. Potrei fare i noodles freddi in realtà, che non sarebbe male. Riso con alga tagliata alla julienne e cipollotto, condito con prugna in salamoia e lasciato a marinare nel tè d'alghe. Oddio, questo potrebbe anche essere buono. Succo di verdure potrebbe anche essere buono.
Sono indeciso. Perché i noodles potrebbero essere buoni. Perché c'è il kimchi, che comunque va bene. Però anche l'umeboshi chazu, che non è male. Perché il riso con l'alga, quindi verdure. Julienne e cipollotto. Però salamoia non è dolce. Perché la salamoia ti lascia quel gusto un po' un po' salmastro. È lasciata marinare nel tè d'alghe. Andiamo di noodles. E poi qui invece andiamo lecca lecca, che sono dolci gommosi. Va bene. Sembra che sia tutto pronto. È arrivato il momento di iniziare a cucinare. Vai, vediamo se ce l'abbiamo, se ce la faremo. È vero che poi si possono risfidare gli chef, a differenza di Shuikoden 2, dove se tu perdi la battaglia culinaria, praticamente perdi la possibilità di progredire con la quest quasi. Qui invece puoi risfidare poi il tuo nemico, diciamo, il tuo chef avversario, quindi non si perde nulla in realtà, però effettivamente potrei andare alla ricerca di qualche ricetta in più in giro per i paesi. Vabbè, qui abbiamo finito, già è tutto pronto, però. Ok, ci siamo. Allora, ecco l'antipasto quiche di spinaci. Eccoci qua. Ah, effettivamente è vero, io avevo ce l'ho anch'io questa ricetta. Madonna, mi è piaciuta quasi a tutti. Aia. Minchia, l'hanno apprezzata tutti. Madonna mia. Un punteggio abbastanza buono, minchia. Allora, l'omelette è solitamente il piatto che mi ha dato un sacco di punti come antipasto, quindi speriamo che anche qui vada bene. Attenzione, è andata piuttosto bene. Disgustoso. Madonna, Zabbi non gli piace un cazzo. 4-4-2-5. Ottimo. Ottimo. Ok, siamo avanti noi per ora. Oddio, cos'è? Formaggio fuso? La fonduta di formaggio, cazzo. È il piatto preferito. Minchia, fonduta è il piatto preferito. Ecco, cuore, quindi vuol dire che lei dà 5. Però agli altri non le è piaciuta. Agli altri non è piaciuta. Quindi, ok, ok, non è male. Però ora bisogna vedere se io con i noodle ho completato qualcosa. Ho paura che ora li schifano tutti. Ecco qua. Non saprei. Merda. Ok, te alle erbe. Ok, non l'ha apprezzato nessuno. Bene. 2-1-0-1. Va bene, va bene. Speriamo che io con caramella riesca a fare qualcosa in più. Allora, lei dovrebbe apprezzarlo, perché caramella... La tagliatrice di legno dovrebbe apprezzarlo. No, minchia. Oddio. Oddio, forse ho perso, eh. Madonna, ti ho vinto di un punto. Di un punto. Pazzesco. Che duello culinario epico. Ecco, abbiamo finito. Non ci credo. Non ci credo. Di un punto ho vinto. Non posso crederci. Sgranato come il Mouse di ieri. Ciao Liam. Ascoltavo più attentamente i miei ingredienti. Non c'è altro da aggiungere. Sei uno chef più talentuoso di quanto credessi. Ma quindi ora ti recluto. Tu puoi essere... Forse hai le carte in regola per affrontare il vicepresidente Trey. Lui dov'è? Non saprei. Viaggia per il mondo alla ricerca di qualcosa. Ma non appena sentirà che sei degno di nota, verrà. Quindi devo solo continuare a vincere. E ora è arrivato il momento di affrontare le conseguenze. Addio, miei bellissimi legumi. Dovrete andare avanti senza di me.
Tale è il destino dei vinti. Ecco, ora lo reclutiamo. Aspetta, non lo farò. Addio Kurtz, la prossima volta la patata avrà la meglio. Ricetta della fonduta di formaggio. Ok. Ah, però forse lo potrò reclutare più in là. Lo troverò, penso, in giro a questo punto. Probabilmente lo troverò in giro e potrò... e potrò reclutarlo. Va bene, buono, buono, va bene, ci sta. E allora, a questo punto io direi che mi concludo intanto la sezione questa qua del... mi concludo la sezione di Ishan. Così, appena concludo questa sessione, avrò libertà di movimento e magari potrò reclutare qualche altro personaggio in giro per la mappa. Quindi poi mi farò un bel giro per conto mio, farò magari un episodio extra che poi metterò solo su YouTube, dove vado a reclutare altri personaggi, così chi vuole seguire il gioco come guida e come storyline può avere come riferimento il mio lavoro. Dato che faccio praticamente quasi tutto durante la trama, però faccio dei spostamenti delle volte che... La guerra di logoramento continua. La nostra imboscata durante l'ultima battaglia ha causato diverse perdite al nemico, ma rimaniamo comunque in inferiorità numerica. Questa volta le truppe delle alleanze di Noa e i mercenari delle Sabbie Bianche combatteranno sulla linea difensiva. Rimanete allerta e siate pronti a tutto. Noi mercenari siamo sempre pronti a tutto. E le tue truppe... Sì, è tutto pronto. È come se siamo pronti. Non trattenetevi. Ok, quindi altra battaglia campale, immagino. Esatto. E uccirissiani, che la vittoria di ieri vi sia di incoraggiamento, ma mi raccomando, non prendete alla leggera il nemico, poiché oggi combatterà con ancora più furia. Eccoci qua. Siamo pronti. Ridicolo che considerino quella una vittoria. Si sono a malapena guadagnati qualche ora di sopravvivenza in più. Oggi il loro mondo si sgretolerà. Per sua eccellenza l'imperatore. Ma l'imperatore è morto. E qui, legione di Cassius e legione di Goldwyn. Sempre stessa condizione di prima. Cassius sconfitto e Goldwyn sconfitto. Allora. Ah, i mercenari combattono con lui stavolta. Ok, io rimango fermo per ora. Visto che hanno detto che dobbiamo stare in difensiva. Ecco, vedi, stanno mandando le truppe avanti. Buono. Buono, buono. Stiamo ancora fermi. Ok. Sempre le truppe che vanno avanti. Allora. Comando legione. L'attacco delle legioni alleate è aumentato. Tu comando legione cosa hai? Arcieri più. Ma gli arcieri chi ce l'ha? Non ce l'ha nessuno gli arcieri qui. Noi abbiamo soltanto maghi e fanteria. Tu hai gli arcieri forse, vero? Tu hai maghi e cavallo. Ok, gli arcieri, sì. Allora, comando legione. Arcieri più. Ah, minchia, però. Vedi, arcieri più è completamente inutile qua. Perché nessuno di noi ha gli arcieri. Ma io posso spostarmi qua? Sì. Niente. Ok, aumentiamo l'attacco. E stiamo fermi perché loro adesso ci vengono addosso. Perfetto. Noi siamo buffati, quindi siamo più forti a prescindere. Non siamo riusciti a ridurre le forze dell'impero? Il nemico è formidabile. Approcciatelo con cautela. Stringetevi. Era da un bel po' che non faticavo così tanto per guadagnarmi da vivere. È perché ovviamente sono rimasto con le spalle al muro. Per questo hanno detto sta roba, secondo me. Però non dovrebbe essere un grosso problema. Anzi, stiamo resistendo decisamente bene. Ok, il nemico sta fuggendo.
Ok. Voglio vedere se ora posso mettermi... Voglio vedere se adesso posso... Alla fine si ritirano. Yes. Oggi ci aspetta un'altra dura battaglia. Il nostro obiettivo è portarla avanti il più a lungo possibile, mentre cerchiamo di minimizzare le perdite. Esatto, quindi dobbiamo contenerli. Allora, io in realtà... Lui lo posso spostare qui? E lui invece lo spostiamo di qui. Sign che rimane fermo. Ecco, vedi? Ora noi spostiamo le truppe. Così praticamente poi dopo possiamo rafforzare... Ah no, ma gli arcieri ce li ha lui. Sono nemici potenti, dobbiamo solo temporeggiare. Dobbiamo trovare un modo per ribaltare la situazione, altrimenti... Resistete, ricordatevi del contratto. E anche che una morte in battaglia è l'unica degna per un guerriero. E in realtà io dovrei metterli assieme quei due, perché hanno... Hanno gli arcieri dalla loro parte. Quindi potrei buffare gli arcieri. Anche se effettivamente io potevo buffare la zona dove è Nova... E facevo al contrario. Ok, si stanno ritirando. Ok. Ora loro completano lo spostamento. E ora faccio al contrario. Ora, ecco, vedi, ora sono qui. E... Anzi, potrei fare così. Noah lo sposto qua. E tu ti sposti qua. Così loro rimangono insieme. Arcieri e tutti. Ascoltatemi tutti. Vediamo se adesso lo tradisce. Non ci credo, vediamo. Potreste aver già sentito delle voci. Sua Eccellenza l'Imperatore è stato assassinato. Dunque è vero. Il Duca Aldric è responsabile. Oddio! Ho avuto molte opportunità di assistere alla tirannia del Duca, e credetemi, l'invasione di Eucilis non è per nulla giusta. Perciò, continuate così macchierebbe l'onore dell'Imperatore. Badate bene, questo non è un ordine. Se deciderete di non seguirmi, non riceverete alcuna punizione. Ma quest'oggi, la mia bandiera si rivolta contro il Duca Aldric. Combatterò per riportare l'impero sulla retta via. Quindi ora che fa? Si ritira. Stanno esultando. I soldati della sua famiglia sono fedeli alla loro casa, tenente. Sono dalla sua parte. E sono degli sciocchi. E tu cosa saresti, quindi? La donna responsabile di tenere questi sciocchi in riga, a quanto pare. Grazie a tutti. C'è scompiglio tra le file imperiali. Cosa sta succedendo? Che significa? Guardate, Sign! Non capisco cosa stia succedendo, ma riconosco un'opportunità quando mi si presenta davanti. Proteggete quei Volta Gabbana. Quei Volta Gabbana? Quella truppa è sotto il comando del rampollo di casa Kessling, appreso da suo fratello. E quindi ora lo possiamo... Ah, vedi, è verde ora! Sta combattendo addirittura! Cazzo, devo andare verso di loro. Devo andarli a proteggere. Guarda, sta combattendo contro... Ah, mica, stanno vincendo, tra l'altro. No, mica, si sono uniti alla legione di coso. Aia. Ok, noi abbiamo sconfitto tutti, praticamente. Generale Chapel, ordina alle sue truppe di ritirarsi. Ah, si stanno ritirando. Non posso credere che il grande generale Goldwyn abbia detto una cosa simile. Dobbiamo aiutare subito quei patetici traditori. No, quello che dobbiamo fare è scoprire la verità sull'assassino dell'imperatore. Finché ciò non avverrà, questa guerra non potrà continuare. A tutte le unità, ritiriamoci e torniamo in territorio galdeano. E giustamente loro sono fedeli all'imperatore. Ma è un'assurdità. Ci basterebbe vincere questa battaglia e riportare la notizia al Duca Aldric per... Faccia come crede, ma io non ho intenzione di combattere per il suo Duca.
Ecco, lui è tipo il generale Kiba praticamente. È come se fosse il generale Kiba che credeva nell'imperatore. Ora che l'imperatore è morto, non mi ritirerò mai. Le mie truppe sono più che sufficienti per tenere a bada le forze nemiche. Ah, combatte solo? La legione del generale Gorduin si è ritirata. Ma perché? Le mie previsioni sembrano essersi rivelate veritiere. La ritirata di Gorduin non è una finta. Deve essere accaduto qualcosa nell'impero. Ciò significa che possiamo porre fine a questa guerra qui e ora. Oh, cambio di guardia. Legione Cassius contro legione di Chapel. Quindi Chapel sì, è fondamentalmente solo un G. Quindi dobbiamo andare adesso tutta dritta. Sì, vedi? È fondamentalmente... Oddio, quindi Sainz si unisce a noi? Non pensavo si unisse adesso a noi. Anche se effettivamente ci sta, questo è il momento più opportuno per farlo unire a noi. È sicuramente questa la fase migliore in realtà. A meno che lui comunque adesso stia combattendo. Però comunque sia non si schiererà dalla nostra parte ancora. Almeno non ufficialmente. Ok. Vabbè, li abbiamo... Oh, madonna, sono praticamente circondati. Non me l'aspettavo questo cambiamento di fronte di Sain adesso in battaglia. Infatti sono rimasto indietro. A quest'ora sarei potuto andare un po' più avanti e avrei facilitato le cose. Però vabbè, l'ho abbattuto da solo praticamente. Lo hanno disintegrato da soli. Ma dovevo essere io a vincere? Io, per la gloria del Duca Aldric, dannazione. È finita? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo salvato Eucilis. È così, è vero? Esatto, la vittoria è nostra. E vai! Così si fa, cugino. Ottimo lavoro, Nova. Hai dimostrato grandi abilità. Non pensavo, ma potresti essere tagliato per il ruolo. Ho protetto il mio regno e il mio re. Obiettivo difeso. Guardalo, fiero. Fiero proprio, Cassius.